vorremmo iniziare questa serata ricordando alcuni anniversari. Oggi, 25 anni fa, nel 1758, via D'Amelio, quella 126 piena di Trenton che esplose e uccise Paolo Borsellino e la sua scorta, è stato ricordato in tutta la giornata, credo doveroso. Tanto doveroso è questi giorni che 16 anni fa ci videro più o meno tutti, forse i più giovani no, impegnati a Genova, domani è l'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani, oggi di nuovo delle notizie, questa intervista su Repubblica, Gabriele, il capo della polizia, un'intervista a mio avviso con alcune luci e diverse ombre, c'è da ricordare che 16 anni fa là noi c'eravamo e cerchiamo di creare un altro mondo possibile, anche qui credo che con tutto quello che è successo un applauso ci sia. E poi l'ultimo saluto ricordo, visto che c'è in sala Tiziana Pesce, tra pochi giorni sarà il 10° anniversario della scomparsa di Giovanni Pesce. Dice dal benvenuto a tutti i partecipanti di questa importante iniziativa. Il luogo da voi scelto è ovviamente non casuale per ciò che rappresenta nella nostra città, in particolar modo per l'importanza che i temi legati al lavoro rivestono su questo territorio. La Camera del Lavoro di Milano è storicamente un luogo aperto che accoglie tutti coloro che condividono i valori a cui la nostra azione si ispira. Il lavoro deve tornare a rivestire un ruolo centrale nel dibattito e nell'azione della politica, centralità che negli ultimi anni a nostro giudizio è stata smarrita. Questo risultato si può ottenere soltanto attraverso la ricerca ostinata di un'unità delle forze della sinistra in questo Paese. Pertanto vi rivolgo un augurio di buon lavoro e un caloroso saluto. Un saluto pur istituzionale che però entra davvero nel merito di questa nostra serata. Questa serata è la naturale prosecuzione di quello che c'è stato un mese fa, il 18 giugno a Roma, al Brancaccio. Non è un caso che la serata si chiami Dopo Roma Milano, siamo la seconda, se non la prima piazza più importante del paese, è giusto che anche da qui si prenda avvio questa sera un percorso e sottolineo prenda avvio un percorso. Questa sera, vi dico velocemente un aspetto tecnico, dovrò fare un po' da vigile urbano negli interventi, prego tutte le persone che interverranno di mantenere i tempi stretti e chi non potrà intervenire di non preoccuparsi, è davvero solo l'inizio, a settembre si proseguirà questo percorso, chi vorrà partecipare. Se poi qualcuno vuole dire la sua, io a fine serata sono disponibile a raccogliere delle voci che utilizzerò per Radio Popolare domani, quindi non preoccupatevi, spazio verrà dato a questa serata. Però dicevo, è una serata che è la naturale prosecuzione di quella che ci fu un mese fa al Brancaccio. Anna Falcone e Tommaso Montanari hanno lanciato questo appello importante per costruire dal basso davvero un'unità sui valori, sui principi, ma anche sull'azione concreta politica verso una lista civica di sinistra unica e unitaria. Bene, proviamo a ragionare su questo, partiamo proprio stasera, avremo diverse occasioni per discuterne, io per quello che posso come giornalista dare, se vuol dire così, ci sono, parteciperò molto volentieri insieme a voi a questo percorso, adesso mi stoppo e do il benvenuto sul palco a uno dei protagonisti dell'appello, che è Tommaso Montanari, che è qui con noi. Tommaso, se vuoi anche i prossimi interventi, prego di sedersi qui, così sarà possibile ascoltare e vedere.
ci sta scrivendo su Facebook, ma un'introduzione di due, poi i vari interventi che ripercorreranno per aree, un po' questo tentativo unitario, ma anche per temi più percorso che vogliamo far partire. Grazie, sono veramente molto felice di essere qua a Milano. Ci mancava questa tappa fondamentale dopo Roma. E ti porto anche saluti di Anna Falcone, con un po' di imbarazzo perché ci siamo trovati nel mezzo a qualcosa di molto grande e, come dire, senza avere l'ambizione di rappresentare niente di più se non l'innesco di qualcosa. Abbiamo detto quello che in tanti abbiamo pensato durante la campagna referendaria e subito dopo. Volevamo qualcosa, vogliamo qualcosa a cui poter dire di sì con la stessa forza e la stessa convinzione con le quali abbiamo detto di no a un tentativo di stravolgere in senso autoritario la nostra Costituzione. Questo è stato il nostro punto di partenza, questo abbiamo provato a dire il 18 al Brancaccio e da allora in tutta Italia si stanno autoconvocando assemblee, si stanno creando comitati, circoli, si chiamano in molti modi diversi, perché abbiamo pensato che non fosse ancora tempo di provare a proporre una struttura, è un tempo in cui dobbiamo provare a conoscerci, a incontrarci, a uscire di casa e a mescolarci, le tante appartenenze, forse anche troppe, che ci hanno diviso, senza perdere nessuna identità, ma provando a camminare insieme. È quello che sta succedendo in moltissime città d'Italia in questo momento. Io e Anna non solo non riusciamo a andare ovunque, ma non vogliamo neanche andare ovunque, perché non vogliamo sostituirci a qualcos'altro, a qualcun altro, non vogliamo costruire qualcosa, abbiamo detto al Brancaccio, partendo da figure di riferimento, dal tetto, vogliamo lavorare sulle fondamenta, tutti insieme. Dopo aver detto cosa sta succedendo in tutta Italia, vorrei provare in maniera molto veloce, però più non sono troppo lungo, a dire le cose concrete, un'analisi concreta della realtà concreta, per prendere un'espressione che avevo già fatto qualche anno fa. Tutto nasce, abbiamo detto, dal referendum, tutto nasce da una stagione di partecipazione che ha chiamato a votare, che ha portato alle urne un pezzo di paese che non lo faceva più da tanto tempo. Quello è stato l'inizio. In molti ci siamo detti, alle prossime elezioni politiche, cosa faremo? Noi stessi andremo a votare o non ci andremo? Prima di constatare a posteriori che non eravamo riusciti a mettere insieme nulla che riuscisse a portare alla rappresentanza parlamentare una parte fondamentale, metà di questo paese, abbiamo pensato che fosse il caso di parlare, di farlo prima. L'abbiamo fatto perché non ci riconoscevamo nell'orizzonte che vedevamo. Io lo voglio dire subito con forza, sono davvero sinceramente molto felice che stasera ci sia una delegazione in campo progressista. Sono curioso e ansioso di ascoltarli e vi saluteremo con profonda amicizia. Fanno parte naturalmente di questo percorso e dobbiamo cominciare a parlare, dobbiamo cominciare ad ascoltarci, dobbiamo cominciare a camminare insieme. Il motivo per cui abbiamo pensato di fare il Brancaccio, e non sto a ripetere naturalmente le cose che ho detto allora, che si trovano in internet, che si trovano integralmente sul sito che abbiamo provato a creare, che ha un nome assolutamente provvisorio, un po' goffo e un po' barocco, l'Alleanza Popolare per la Democrazia e l'Eguaglianza, dovevamo trovare un nome, ma diciamo, semmai questa cosa, come spero, avrà una sua vita, lo sceglieremo insieme come chiamare. Su quel sito trovate un po' di materiale, quello che riusciamo a metterci con una macchina assolutamente provvisoria, volontaria e approssimativa, però quel discorso, insieme ad altre cose, lo trovate, io non voglio ripetere questo. Quello che però ci ha motivato, ci ha mosso, ci ha determinato a convocare l'Assemblea del Brancaccio è che volevamo chiudere con la stagione del centro-sinistra. Non si tratta di etichette, non dobbiamo discutere, metterci a discutere che cosa sia il centro e cosa sia la sinistra, lo sappiamo perfettamente. Sappiamo che non ha senso parlare centro-sinistra innanzitutto se non si prende in considerazione il Partito Democratico e ci siamo convinti con dolore, ma direi in modo netto,
che in questa fase storica, con questo segretario del Partito Democratico, è impossibile immaginare un centro-sinistra in cui il Partito Democratico sia il centro, perché non è un partito di centro. Si tratta di condividere un giudizio sulla stagione renziana, sulla buona scuola, sul Jobs Act, sullo sblocca Italia, cioè sulla cura e governo del territorio, lo dico ora in cui Italia brucia, ci avranno presto settimane in cui l'Italia sprofonderà nel fango della pioggia. Lo sblocca Italia, lo dico per rispondere alla manca di oggi di Michele Serra, che ci dividiamoci su cose concrete della politica del territorio, ecco, lo sblocca Italia non è una legge di centro, è una legge che ha definitivamente privatizzato il governo del territorio della Repubblica. Ma il giudizio non può essere solo quello sugli ultimi anni, è anche un giudizio più ampio su una lunga stagione, quella del centro-sinistra. Una stagione che ha segnato, secondo noi, secondo molti di noi, una completa abdicazione di fatto ai principi del neoliberismo. Questa Italia del centro-sinistra a noi non sembra una globalizzazione che ha costruito una globalizzazione dal volto umano, ci sembra un'Italia che ha smantellato scientificamente il disegno della Costituzione, il ruolo del pubblico, il ruolo dello Stato, è di questo che abbiamo parlato profondamente al Draghi Calcio. La comunità del no al referendum costituzionale chiede a gran voce l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, il che non vuol dire costruire un partito della Costituzione, sarebbe un errore simmetrico a quello del partito della nazione. La Costituzione è di tutti, ma noi vogliamo che questa Costituzione sia attuata e crediamo, e abbiamo provato ad argomentare questa commissione al Brancaccio, che nella stagione del centro-sinistra i principi fondamentali della Costituzione siano stati smantellati uno a uno, e abbiamo provato al Brancaccio a mettere insieme i principi fondamentali e a vedere perché. Allora, qui bisogna essere, vorrei essere molto chiaro, perché è uno degli argomenti che sono sempre sul tappeto. Il problema non è evidentemente una piura personale rispetto a chi a chiedere a chi ha votato sia il referendum. Si tratta di condividere un giudizio non sul passato, ma sul futuro. Pensiamo che il problema dell'Italia sia un eccesso di rappresentanza, un eccesso di democrazia, un eccesso di partecipazione a cui rispondere con un rafforzamento dell'esecutivo e un restringimento degli spazi di democrazia, che era l'analisi che stava alla base della riforma costituzionale, quella per cui qualcuno ha votato sì aderendo a questo giudizio, a questa analisi, o crediamo che invece il problema sia completamente opposto, e cioè che il problema dell'Italia sia un deficit, una mancanza di rappresentanza. Il problema dell'Italia sia il fatto che una parte consistente metà del paese non partecipa alla vita della democrazia. Allora, è su questo che vorremmo discutere, non sulle scelte personali, si tratta di appurare, né di giustificarsi, si tratta di dire quale progetto condividiamo per il futuro. Occorre elaborare il problema, non rimuoverlo. Non si può rimuovere l'evento politico più rilevante degli ultimi anni facendo finta di nulla. Ma dobbiamo essere molto chiari su questo. Davvero non è una chiusura personale a Giuliano Pisapia, è il desiderio di condividere con Pisapia e con tutti gli altri un'analisi della realtà. Se io capisco perché si è votato sì, capirò anche qual è l'analisi di oggi sull'oggi e qual è l'analisi sul domani. E io spero che ci troveremo d'accordo. Cito un altro caso di, come dire, di disparere apparente, di disaccordo apparente almeno, perché sappiamo, sono felice che stasera ci sia campo progressista su molte cose, spero che ci capiremo. In un'intervista a Pisapia di Repubblica di qualche mese fa, il giornalista ha chiesto a Pisapia, ma lei sta con Corbyn o con Blair? E tu sei Pisapia, è stata con il cuore, sto con Corbyn, ma bisogna prendere i voti, non basta saper parlare bene ai giovani. Allora, molti di noi, spero sbagliando, abbiamo capito che ancora il tema era quello del governo come fine e non come mezzo, del governo come ultimo orizzonte, non chiedersi cosa fare con il governo, ma andare al governo. E purtroppo la storia del centro-sinistra, anche se questo giudizio può sembrare ingeneroso
e andrebbe in una storica e scientifica temperato con mille osservazioni, ma un giudizio sintetico non può non dire che il governo è diventato un fine, non è stato un mezzo. Il governo è diventato un fine, che è andato al governo, ha finito per fare una politica di destra, cioè di smantellamento del progetto della Costituzione. Noi diciamo, mettiamo l'accento sulla rappresentanza, dobbiamo mettere nel conto che ci sarà una lunga traversata in cui non potremo andare al governo, mettiamo nel conto, ricostruiamo la rappresentanza parlamentare, ricostruiamo in Parlamento un progetto, andare al governo per fare che cosa? Per chi? Non nascondiamoci l'esistenza di un conflitto sociale, uno dei grandi fini di quella riforma costituzionale che abbiamo annunciato era rimuovere l'idea stessa del conflitto sociale. Non si può rimuovere l'idea del conflitto sociale, che esiste mal come in un'Italia in cui la diseguaglianza è cresciuta più che in tutti gli altri paesi europei. Il problema centrale è quello, e di questo io vorrei parlare. Se stare ancora con Blair, stare ancora con il blairismo, vuol dire rimanere nella stagione che ha generato come un frutto ritardatario, fuori tempo massimo, l'esperienza nefasta del renzismo, allora noi non stiamo in questo quadro. Ed è di questo io credo che dobbiamo parlare. E io credo che quando noi abbiamo parlato di una unità della sinistra, non intendevamo un'unità delle classi dirigenti, non intendevamo un'unità delle liste, intendevamo un'unità di popolo, e che non fosse semplicemente la somma di chi già milita, di chi è già attivo sotto le tante bandiere, ma che fosse in grado di portare dentro molte delle persone che hanno parlato a Brancaccio e ci hanno raccontato come ogni giorno lavora per diminuire materialmente le diseguaglianze nel corpo del paese, ma ci hanno anche detto che non solo non trovano nessun interlocutore in Parlamento, ma che loro stessi non votano più. Com'è possibile che una parte fondamentale di questo paese, che costruisce giustizia sociale, inclusione e uguaglianza, abbia completamente rinunciato all'identità? Quanta parte dei miei allievi, io insegno all'Università di Napoli, che si trovano ancora con centri sociali che sono fondamentali per la costruzione di una identità diversa, lontana dal pensiero mainstream, gli dicono: ma noi non potremo mai, perché non ci riconosciamo in questo gioco. È possibile lasciare un'altra generazione fuori? È possibile pensare che il gioco politico si riduca alla metà che già vota e che tutto si riduca nello spostamento di classe dirigente o nella creazione di un leader? Guardate, anche qua, per quanto riguarda il leader, è ovvio che si deve cominciare dal basso, dalle fondamenta e non dal tetto. Ed è altrettanto ovvio che non ci possono essere leadership decise a priori, decise non si sa dove, ma non ci potrà che essere una leadership costruita nel fuoco della battaglia di ogni giorno dal basso, come è sempre stato, se non per quelle leadership posticce che durano lo spazio del mattino e poi vengono distrutte. A cosa porta il cammino che inizia col Brancaccio? A una lista? A un partito, a una forza politica? Non lo so, l'abbiamo detto con molta schiettezza, con molta onestà. Io credo che nessuno di noi lo sappia. Abbiamo in mente un percorso, un progetto, un'unità concreta ogni giorno. Ci troveremo nelle condizioni di costruire una lista unitaria per le prossime elezioni di aprile o di maggio? Io lo spero, l'appello del Brancaccio è per una lista unitaria. Se queste condizioni non ci saranno, dovremo decidere che cosa fare. Però io vorrei guardare un po' più avanti. Io credo che si tratti soprattutto della creazione di uno spazio politico nuovo, che non c'è, che metta insieme non solo chi è già attivo, ma soprattutto chi non lo è più da tanto o non lo è mai stato. E per costruire questo spazio politico ci vorrà probabilmente molto più tempo. Io credo che il percorso che è iniziato il 18 giugno a Roma, Brancaccio, non possa vedersi come un processo finalizzato per una lista che basta, nel migliore dei casi una lista unitaria, ma debba essere qualcosa di diverso, qualcosa a cui lavorare non con l'ansia di sapere già dove va a finire la strada, ma con l'apertura mentale di chissà che in questo spazio c'è un drammatico bisogno. Io credo che questa sia la prospettiva che dobbiamo metterci di fronte. Ci saranno tempi diversi, un tempo brevissimo,
l'autunno in cui dovremo darci una forma di organizzazione, dovremo contarci, dovremo sapere chi siamo, cosa vogliamo fare, il tempo in cui dovremo decidere cosa fare di fronte alle elezioni e poi un tempo più lungo. Come farlo? Vorrei dire con l'apertura, con l'inclusione, con il dialogo, vorrei dire con amore. Molti di voi che hanno, si sono dati da fare per organizzare questa serata, vi ringrazio molto, mi hanno scritto chiedendo come ci dobbiamo muovere. Io ho provato a dire questo, facciamo come avrà caso, invitate tutti, invitiamoci a vicenda tutti, senza esclusioni, un'alleanza che tenga insieme partiti, perché i partiti sono importanti e non sono tutti uguali e non si devono demonizzare, sono una forza fondamentale nella costruzione della democrazia, movimenti, associazioni, singoli, senza nessuna chiusura, purché sia chiaro che lo scopo è quello di invertire drammaticamente la rotta, non rattoppare un sistema che non regge più, invertire la rotta, cambiare strada radicalmente. Chiunque si ritrova, chiunque pensa che così le cose non possano andare avanti e che non possiamo continuare solo con le nostre benemerite associazioni, comitati sui singoli problemi, ma dobbiamo ricostruire una vera rappresentanza parlamentare. Chiunque la pensa così è benvenuto. Dialogando, vorrei dire, non in televisione, non sui giornali. Mi brancaccio, chi leggeva il Corriere Repubblica, parlo anche del giornale a cui collaboro, non avrebbe neanche saputo che c'era il brancaccio. Se ne è parlato dopo perché eravamo un po' troppi per non parlare. Non credo che si misuri la vitalità e l'importanza di un progetto dal tempo in cui siamo in televisione, stiamo sui giornali. Io credo che la stagione dello storytelling, della narrazione, del marketing, di quello che non c'è, sia durata anche troppo. Costruiamo qualcosa di concreto, poi ne parleremo. Che non vuol dire che non ci dobbiamo fare conoscere, che non vuol dire che non vogliamo condividere questo programma, ma il punto è che quello che succede nelle piazze, nelle città d'Italia, in questa sala, è molto più importante di ciò che domani viene raccontato nel bastone politico dei giornali italiani. I giornali, e lo dico con dolore, e i partiti e la politica sono vittime dello stesso problema. Pochi comprano i giornali, pochi votano. Abbiamo bisogno invece di ritrovare un popolo. E non parlando del passato, ma parlando del futuro. In Toscana c'è stata, a Firenze c'è stata una prima assemblea molto partecipata e si è posto subito un problema, lo dico molto apertamente, anche per la conoscenza personale con il governatore della Toscana. Una parte dei fiorentini e dei toscani che sono da tanto tempo impegnati in battaglie per l'ambiente hanno detto: cosa facciamo col governatore toscano Enrico Rossi, che sta in AVDP, che ha tenuto il brancaccio e che è uno degli interlocutori più, come dire, desiderosi di incontrare questo popolo, ma che contemporaneamente come governatore della Toscana continua a voler fare un inceneritore e un aeroporto con cui sono mobilitate la maggior parte delle persone che erano in quella sala. Allora, non c'è nessun posizionamento politico che possa risolvere questo problema. Il problema può essere risolto solo dagli atti concreti. Se Rossi, che è ancora governatore della Toscana, fermerà quell'inceneritore, ripenserà l'aeroporto, saranno atti concreti. Non c'è nessun altro modo di misurare, diciamo, la possibilità di intervenire in conto. Atti concreti e reali. Non credo, chiudo, poi vorrei dire qualcosa alla fine, non credo che se domani sparisse per magia Matteo Renzi, se il Partito Democratico tornasse a un governo Letta, tutti i nostri problemi sarebbero finiti. Io ho ascoltato con grande attenzione il discorso di Bersani in Piazza degli Apostoli, ho condiviso molte cose, però io non credo che oggi si possa parlare solo di protezione. Io credo che dobbiamo avere il coraggio di parlare di giustizia e dobbiamo avere il coraggio di parlare di eguaglianza. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare il nostro vocabolario, dobbiamo avere il coraggio di ripensare a quello che è successo anche prima che l'avvento di Renzi radicalizzasse tutto quello che è costruito. Dobbiamo ricostruire una comunità. Io credo che una politica nuova e una comunità nuova si ricostruisce innanzitutto con una cultura comune. Abbiamo ricordato pochi giorni fa l'anniversario tondo dell'assassinio dei fratelli Rosselli. Quando i Rosselli fondano la prima aggregazione antifascista a Firenze, quella aggregazione
creazione si chiama circolo di cultura e si parla non di geometrie politiche ma di problemi che sono problemi concreti di vita politica ma anche problemi di storia, di letteratura, di scienza, nella convinzione, dice Carlo Rosselli, che per essere ostinatamente fuori dalla storia, essere antifascisti in quel momento, bisogna innanzitutto capire. Io credo che questo percorso che stiamo iniziando abbia innanzitutto questo significato, trovarci nelle piazze italiane per cominciare a parlare dei problemi, per capire, fare una politica diversa, costruire una politica diversa è possibile solo se lo facciamo in modo diverso. Chiudo con alcune parole di Norberto Bobbio, che mi sembrano particolarmente felici per indicare il modo nuovo in cui vogliamo provare a fare politica. Solo chi crede che la politica non sia tutto la politica politicata giunge a convincersi che la cultura svolge un'azione a lunga scadenza, anch'essa politica, ma di una politica diversa, una politica diversa. La politica ordinaria, piacerà o non piacerà, è la sfera dei rapporti umani in cui si esercita la volontà di potenza, anche se coloro che la esercitano credono che la loro potenza, per inteso non quella degli altri, sia sempre esercitata su di lei. Ne abbiamo esempi sotto gli occhi tutti i giorni. Solo chi crede in un'altra storia, e chi crede perché la vede correre parallelamente alla storia della volontà di potenza, può concepire un compito della politica che sia diverso. Diceva Bobbio, io personalmente credo, ho sempre creduto in un'altra storia, in un'altra politica. Noi crediamo che sia possibile nell'Italia del 2017 ricostruire un'altra politica con le armi del dialogo, con le armi della comprensione e con una serena determinazione a invertire drasticamente la direzione di questo paese che è andato negli ultimi 20 anni costruendo una diseguaglianza che sfigura la nostra vita di tutti. Ai tanti interventi che si seguiranno.